Sensi a 2016 è sinonimo anche di bancarelle, di giostre, di bar ambulanti. Ma quale sarà il bilancio dei venditori all'ultimo giorno di Sensi? Andiamo a sentire. Troppo bene. Non troppo bene. Troppo bene. Come mai? Perché secondo me hanno fatto cose un po' diverse. I banchi hanno diminuito le bancarelle, le manifestazioni. Questa sera hanno detto che non fanno neanche fuochi d'artificio, per cui la gente oggi, se veniva, si tratteneva anche per i fuochi d'artificio. Per cui, non essendoci quelli, ci possiamo aspettare ancora peggio. E poi anche il tempo, che vedi che è incerto. È incerto. Quindi lei ha notato comunque un'affluenza inferiore rispetto agli anni scorsi? Molto meno. Questo tipo di tagli ha influito anche su una diminuzione del costo del plateatico oppure no? Ma no, il plateatico più o meno è sempre lo stesso, cioè sono diminuite le manifestazioni, però il plateatico non è che diminuendo potevano diminuirci anche qualcosa, invece no, più o meno quello è sempre lo stesso, però appunto c'è meno attrazioni, ecco. Rispondere in italiano o in veneto? Noi vogliamo in veneto. Di E in italiano? La stessa roba. Vuole motivare questa risposta? No, non so cosa dirle, guardi, perché non so, la gente non lo so. No. Pensa che i tagli abbiano influito oppure no, non c'entrano nulla? Stiamo andando a rotoli da tutte le parti. Troppe spese, troppo tutto e poi non si prende una lira, la vecchia lira di una volta. Quindi ha notato comunque minore influenza rispetto al passato? No, l'influenza, l'influenza c'è, no. Non c'è il resto, basta. Ci sono più soldi, non c'è più niente. Non c'è più niente. Male. Come mai male? Perché non c'è gente che compri. Non si spende, no, non spende nessuno. Male. Qual è la motivazione principale secondo te? Perché non c'è soldi. Italia e l'ascensione possono aver influito oppure no? Oppure non è che abbiano inciso più di tanto questi? Allora, non fanno fuochi e quindi la gente non c'è. Non fanno i fuochi e la gente va via. La gente sarebbe venuta soprattutto principalmente per i fuochi d'artificio. No, ma fanno la giratina, poi magari fanno anche i fuochi, capito? Là ci rimangono. Così poi di là non c'è più banchi, l'hanno tolto tutti, quindi la gente. Quindi meno gente per quello. Certo, anche. Poi non c'è, si vede che non c'hanno soldi perché la gente gira senza le borse, non comprano a nessuno e tu guardi. Che passeggiano ma non comprano. Bravo. E non mangiano. No. Ebbe un po' una fiera sottotono, la gente si è lamentata della parte mancante lì, quella che è diventata parcheggio, la mancanza dei fuochi e per quel che mi riguarda, io partecipo da parecchi anni, questa edizione è un po' sottotono, abbiamo lavorato di meno, si è venduto di meno. Ecco. Questi famosi tagli di cui tanto si è parlato, no? Hanno eliminato i fuochi, hanno eliminato alcuni stand, secondo lei hanno influito in questa diminuzione oppure no? Sicuramente hanno influito negativamente, specialmente la parte degli stand, mi è capitato di sentire della gente proprio che chiedeva ma hanno spostato da un'altra parte oppure non ci sono proprio queste cose, per cui del malcontento c'è stato. Ecco. Un po' lenta anche perché non abbiamo i fuochi artificiali, non abbiamo la campionaria perché sapete che il comune ha delle difficoltà, di conseguenza tanta gente, non abbiamo la fiera dell'agricoltura. Che quella è importante, Voghera, tra l'Oltre Po e la Lomellina, più agricoltura di così, non c'era neanche un trattore e la gente è venuta un po' di meno. Quindi pensa che questi tagli abbiano influito negativamente sulle vendite? L'agricoltura, sulle vendite poi non si sa, però Voghera, Oltre Po Pavese e Lomellina, dove ci sono gli agricoltori, fatevi voi una domanda. Bene, veramente quest'anno la fiera è calato moltissimo perché economicamente, no, la gente compra poco e è la situazione economica che si vive attualmente e si vede anche qua, comprano meno. Qualcuno ha anche fatto notare che i tagli che ci sono stati alla Fiera dell'Ascensione possono aver influito sulla diminuzione delle vendite, cosa ne pensa? Mancano i fuochi d'artificio, mancano alcuni stand? Sì, magari i fuochi di artificio attira tantissima gente e poi ho visto che non c'è anche la fiera campionaria, anche quello, no? Ce n'è due attrazioni in meno, forse anche quello, però degli acquisti non vuol dire con la mancanza di questi spettacoli. Quindi i motivi sono altri, insomma. Sì, i motivi
della mancanza dei compratori e che manca il dinero. No, io diciamo che non mi posso lamentare, però la maggior parte delle persone non è stato comunque soddisfacente, come l'economia è ancora abbastanza indietro. Secondo lei è un problema a livello nazionale oppure proprio il modo in cui è stata organizzata questa Sensi ha influito? No, a livello nazionale, ormai a livello nazionale non c'è più, perché in altri anni c'erano altri tipi di commerci, l'economia è giù da 15 anni, 20 anni a questa parte. Se ci confrontiamo anche con gli altri paesi esteri ci si nota. Lei viene qua a Voghera da molti anni oppure no? Mia sorella comunque sì, viene qui da molti anni. Avete notato un calo negli anni oppure no? Sì, moltissimo. Una volta era più competitiva come cosa.